Intanto vi iscrivete al canale immediatamente e attivate la campanella. Due, prestazione da top club europeo, che non ancora lo dobbiamo diventare, ma prestazione da top club europeo. Un Inter che ha giocato 10 partite minimo in più dell'Atalanta in questa stagione, che ha giocato un turno infrasettimanale, ovvero una tiratissima finale di Coppa Italia. Un Inter più scarica, un Inter che ha avuto più impegni, un Inter che magari ha la testa già settata ad Istanbul, che stravince, perché non fatevi ingannare dal risultato, stravince contro un Atalanta che si giocava come noi l'ingresso in UEFA Champions League. Quindi vittoria da top club europeo, che già quasi ha raggiunto l'obiettivo, magari è settato verso lidi molto più blasonati, ma nonostante tutti, come una schiacciasassi, come un tritacarne, vince, fa man bassa di avversare una super, mega, strepitosa Inter. E chi non ha visto la partita non si facesse ingannare dal risultato, che hanno fatto un gol in mischia loro e un tiro non della domenica, un tiro del mese di Muriel sul calcio di punizione poi ribattuto. Per il resto, un Inter che ha giocato da, lo dobbiamo ancora diventare, lo dobbiamo dimostrare il 10 di giugno, da top club europeo. Non ho nient'altro da aggiungere. Lautaro in full control, Lukaku in una forma che mancava da anni, veloce, agile, driblomane. Illuminante per i gol, illuminante per il gol, super Brozovic, è tornato il Brozovic spettacolare, poi mega altruista nel regalare quel gol alla Toro Martinez. Un Calhanoglu che ha un piede caldino, un Barella che ha un piede non caldo, bollente, un Dumfries che ha coraggio, un Di Marco sempre affidabile, un Acerbi strepitoso e affidabile, un Bastoni che esulta come se avesse segnato un gol di rovesciata da centrocampo per una semplice rimessa dal fondo. Questa è la mentalità da top club europeo, da animali feroci, famelici, da vittoria. Viva l'Inter, bravissimi tutti. E forza mister Simone Inzaghi, adesso speriamo risolvano la problematica biglietti, riescono a garantire alla curva più biglietti possibili, perché la partita del 10, ragazzi, va vinta insieme a tutti, dal magazziniere al tifoso, allo sbandieratore, al lanciacori, al tifoso che ha imparato il coro l'altro ieri. Tutti dobbiamo dare tutti il 110%. Se riusciamo a fare una prestazione da 10 lodi in pagella, tutti, da chi illustra le scarpe a chi tifa sugli spalti, a chi è in campo, riusciremo a coronare questo sogno che sembrerebbe insperato. Per il resto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Viva l'Inter, viva Simone Inzaghi, avanti Curva Nord. Grazie ragazzi.